Ragazzi, buongiorno. Oggi finalmente vi faccio un get ready with me. Facciamo due chiacchiere, rispondo alle vostre. Ho scelto 10 domande che mi avete fatto in questi mesi su Instagram e qua su YouTube. Molto volentieri, così sarà anche più interessante il video. Cosa andiamo a fare? Intanto c'è luce naturale, io sono contentissima, c'è la neve, oggi nevica, quindi mi vedete proprio bella illuminata con tutte le mie imperfezioni, eccetera. Ovviamente dopo l'inquadratura la faccio da più vicino. E cosa andiamo a fare oggi? Questi sono i prodottini che utilizzo di solito, che poi la mia makeup collection non è grandissima. E andiamo ad utilizzare la Glam di Natasha Denona. La sto già provando da parecchi giorni, da un mese e due. Ecco qua, ci sono tutte le ditate, vabbè. Perdonatemi, è un Get Ready With Me molto casalingo. Vi faccio vedere cosa utilizzo di solito, perdonatemi da subito, io non sono una makeup artist, quindi magari qualche tecnica non la conosco ancora alla perfezione, quindi via libera dei commenti per tutti i vari suggerimenti. Cominciamo subito. Bene ragazzi, cominciamo con la prima domanda, le sto leggendo sul cellulare nel mentre. E che facciamo? Mettendoci ovviamente la base. La prima domanda mi è arrivata da Teresa, che saluto, ciao tesoro, su Instagram, che mi ha chiesto qual è la prima persona che tu hai seguito su YouTube. Mettiamoci dentro anche Instagram, però vi dico, ho iniziato con YouTube tanti tanti anni fa. Sono su YouTube come spettatrice da 10-11 anni circa. E rispondo subito, intanto vi faccio vedere le cose che applico. È il cushion di Misha nella colorazione 23. Non l'ho ricomprato, me l'ha dato in swap la mia amica Elena, perché per lei era troppo seccante, lei ha la pelle secca, quindi direi che per la pelle grassa è meglio questo prodottino qua. Non lo applico con la solita spugnetta, ovviamente ho fatto tutta la skincare, la pelle dal punto di vista di idratazione è preparata. Come applico? Non applico, vi dicevo, con la spugnetta questo cushion, perché sennò la copertura è troppo alta. Utilizzo il pennello Expert Face Brush di Real Techniques da fondo, lo poccio proprio qui dentro, tra l'altro è agli sgoccioli, quindi devo pocciare bene, ok? E me lo applico, ovviamente mi guardo nello specchio, voi mi vedete. Allora, qual è stata la prima persona che ho seguito sul tubo? Difficile da dire. Adesso come adesso, per me, guardate quante imperfezioni che ho. Ovviamente questo cushion non mi andrà a coprire tutte le imperfezioni, ragazzi, dopo andremo col correttore. Ma va bene così, ecco, lo sto finendo. Proprio gli sgoccioli, così quasi non riesco, ecco, ad avere un bel po' di prodotto. Sì, devo proprio insistere. Intanto vado un po' indietro con la sedia, perché sennò sono troppo vicina al tavolo. Difficile da dire, perché io ormai tante persone che magari seguivo anni fa non le seguo più adesso, quindi magari non mi ricordo neanche più i nomi, cioè sapete, è un po' difficile così a primo acchito dire chi seguivi da tantissimo tempo, da proprio dagli esordi su YouTube. Io mi ricordo bene però che ho seguito da quando insomma si facevano i video amatoriali ancora in bagno vicino alla lavatrice, no? Lolla, sicuramente, Miss Strawberry Fields e Ornitorella. Io direi che va bene così, io non cerco molta coprenza, poi ovviamente sfumo anche, vedete proprio è il colore della mia pelle, cioè non c'è lo stacco. E, Ornitorella e Miss Strawberry Fields, sicuramente Lolla. Loro due, mi dispiace che adesso Lolla su YouTube non è più tanto presente, la vedo un pochino più su Instagram, però io l'apprezzavo tantissimo, facevo questi video con la lavatrice dietro, Ornella con la sua fascia nera in sala, secondo me lo filmava, e è una superstar, anche lei la seguivo da quando faceva i video vicino al divano, insomma faceva morire da ridere, non che adesso non faccia morire da ridere, però insomma è una persona che seguo da abbastanza tempo, ecco. Quindi la base, giusto per, cioè, vedete un pochino mi ha coperto le imperfezioni, ma neanche troppo, però non mi soffoca questo cushion, io l'adoro, vi ho già parlato di lui in diversi video. Passiamo adesso a coprire le imperfezioni un pochino più, le macchie un pochino più difficili da coprire con il mio correttore preferitissimo. Rispondiamo alla seconda domanda. Ok, allora passiamo a coprire le mie imperfezioni, che ultimamente sono di più, forse sono un po' stressata, non lo so. E utilizzo il mio famosissimo, come se fosse il mio preferitissimo correttore di Catrice Camouflage, questo qua in pottino, nella colorazione 010 Ivory, molto molto chiaro, guardate,
vabbè, come sono poi io. E io vi dico, vado col dito perché il mio lo utilizzo solo per me, ovviamente è meglio utilizzare il pennello, eccetera. Ragazzi, qua vi faccio vedere come mi preparo tutti i giorni, inutile che vi dica io uso i pennelli, no, ecco, vado velocemente, quindi poccio il dito, l'imperfezione che magari un pochettino più, ecco, qua c'è un brufolino. Sembra più chiara adesso, l'imperfezione, dopo andremo a settare questa imperfezione qua, ecco qua c'è una macchietta, con la cipria colorata, e vedrete che il colore, qua non so cosa mi sono fatta, vabbè, mi è venuto un brufolino, ok, qua c'è la macchiolina, bene, basta, ecco direi, sì, è un pochino chiaro questo correttore qua, adesso che lo sto guardando alla luce naturale, però dopo lo fisserò con la cipria, la mia preferitissima, la Radio Infusion di Kiko, nella colorazione 01. Comunque questa, fatta così, molto bella, poi mi piace anche la chiusura così magnetica. Cosa faccio io di solito? Dopo procedo anche agli altri step, però visto che devo rispondere alla domanda. Tanto mi è rimasto un po' di correttore, quasi quasi lo metto ai lati del naso, ecco, per non sprecare il prodotto per niente. E lo faccio seccare un minuto. Mentre lo faccio seccare, appunto, parlo, poi lo sfumo, perché così si setta meglio questo correttore. Ok ragazzi, e mentre il correttore si asciuga, vi rispondo alla domanda che mi ha fatto Sonia su Instagram. Mi ha chiesto che lavoro faccio, di cosa mi occupo. Allora, io sono... ho fatto diversi lavori, per la mia età. Attualmente sono un'impiegata in un ufficio estero, un'impiegata back office, quindi inserisco gli ordini, gestisco la produzione. Ecco, io, il mio percorso formativo ha sempre avuto a che fare con le lingue estere. Diciamo che chi fa lingue sa che è difficile trovare un lavoro prettamente linguistico. Di solito si finisce, sia positivamente che negativamente, lì dipende un po' dai casi, nelle aziende a fare quello che faccio io, ecco, ad utilizzare le lingue giornalmente, appunto. Quindi utilizzo le lingue che ho studiato tutti i giorni per fare il mio lavoro, ecco, quindi questo è assolutamente un punto a favore. È un punto a favore appunto di questo lavoro perché riesce ad utilizzare le lingue. Per chi soprattutto ha fatto l'interpretariato, il discorso linguistico un po' si perde perché tutti i giorni dovete utilizzare poi lo stesso lessico, ecco. Io non ho fatto interpretariato, mi sarebbe piaciuto, era un po' lontano da casa mia, era Forlì, quindi avrei dovuto farla pendolare, era un po' difficile mantenermi, non riuscivo perché comunque dovevo frequentare, dovevo lavorare, insomma, non ci saltavo fuori con le possibilità economiche. Intanto che parlo, fisso il correttore con la cipria Radio Infusion di Kiko, intanto lo sfumo, sempre con le mani ragazzi, perché comunque vedete che è già meno chiaro di prima, perché si ossida questo correttore e quindi cambia leggermente colore, dipende ovviamente dal vostro pH. Quindi cosa faccio? Picchietto col dito, caldo, caldo insomma, c'è un freddo oggi, e poi picchietto con la cipria. Ora, non è che mi verrà un effetto, un risultato perfetto, vedrete anche voi, però giusto per, ecco, un trucco amatoriale questo, non pretendo niente di, nessun titolo di miglior truccatrice herself su YouTube, assolutamente, per farci compagnia. Ma voi siete persone bellissime, cioè tutti i miei iscritti, ragazzi, assolutamente, siete delle persone meravigliose. Quando vi sento su Instagram, in direct, mi fa sempre un sacco piacere, in questo lato di più, boh, vabbè, conoscervi meglio. Forse perché dormo su questo lato, boh, può essere. E quindi spero, Sonia, di aver risposto alla tua domanda. Faccio appunto questo di lavoro. Ho fatto altre cose, ho fatto la guida in fabbrica, la guida turistica, poi se vi interessa il discorso lavoro lo possiamo approfondire assolutamente. Diciamo che io sono abbastanza, vedete, non sono abituata a truccarmi, mi avvicino un pochettino di più lo specchio perché sennò non ci vedo, poi con gli occhi così, e sono abbastanza aperta anche alle nuove esperienze, sul lavoro sono sempre stata così, ecco, imparo moltissimo. Ecco, vi dicevo che chi ha fatto lingue, a parte il discorso linguistico, vedete, un pochettino comunque ha coperto, ovvio, io non voglio il full coverage, se no, insomma, mi soffoca troppo la pelle, va bene, si vede, amen, ecco, durante la giornata va bene anche così. E no, vi dicevo che chi fa lingue dopo si ritrova in un'azienda a fare un po' di tutto, cioè bisogna imparare man mano tutti i vari prodotti dell'azienda, ogni volta che cambi è sempre un imparare, che è bello, a me piace.
Bene ragazzi, adesso io direi di passare le sopracciglia a rispondere alla terza domanda. E forse la domanda più bella me l'ha fatto Giorgio, mio moroso. Allora, io ragazzi dico moroso perché qua al nord si dice moroso. Cioè, lo so che si dice ragazzo, ma compagno forse, non so, non mi viene. Fidanzato, ma moroso è quello che mi piace di più. Fatemi sapere se vi dà fastidio che utilizzo questo termine, ma io proprio sono abituata ad utilizzarlo, ecco. Anche per me era strano, perché in russo maroz vuol dire gelo. Qui non va proprio molto d'accordo con il discorso amoroso, però io lo utilizzo. E mi ha fatto questa domanda, mi ha chiesto, intanto vi faccio vedere cosa utilizzo per le sopracciglia. Qua, Casa Benefit, ormai vi ho parlato in lungo e in largo di questi prodotti, e cioè il Gimme Brow, quindi la mascara per le sopracciglia, e il K-Brow, la pomata per le sopracciglia. Prima passo il Gimme Brow, quindi do un pochino, vedete che le mie sopracciglia sono un po' sfigatelle, un po' rare, ecco, vedete quanto spazio c'è tra un peletto e l'altro, quindi devo riempirle, renderle un pochino più 3D. Mi ha chiesto qual è stato il viaggio più bello della mia vita. Noi vabbè, abbiamo viaggiato un sacco, praticamente ho sempre viaggiato con lui e abbiamo fatto dei viaggi bellissimi. A me quello che dire proprio uno è un po' difficile, perché c'è sia dal punto di vista culturale quel viaggio che ti colpisce nel profondo, proprio, non so, colpisce la tua anima, no? Poi c'è quello che ti colpisce intellettualmente, c'è quella città o quel paese dove dici io vivrei qua. Diciamo che i due, vedete che è un po' rossastro questo colore, vabbè. È sempre 02, è lo stesso colore sia di K-Brow che di Gimme Brow, però è più rosso Gimme Brow. Vabbè, comunque con le sopracciglia senza il trucco sembro proprio, vabbè. Quindi Gimme Brow fatto, ho dato un po' di volume alle sopracciglia. Adesso finisco di dare la forma con appunto la pomatina di K-Brow. Qua c'è il pennellino, il suo pennellino che diciamo che dovrei anche pulire. Dovevo prepararmi un po' meglio, ma fa lo stesso. E quindi prelevo la quantità di prodotto. Adesso non vi insegno niente di nuovo, qua facciamo a chiacchierata, come sempre, come ho già detto. E ricreo un po' questo effetto di pelletti. E vi dicevo, il viaggio però che mi ha lasciato davvero tanto, due viaggi, io direi due. Il primo, solo perché è in ordine cronologico, è il viaggio che abbiamo fatto negli Stati Uniti e siamo andati a Filadelfia, in una città, in provincia diciamo di Filadelfia, e a New York. New York ragazzi, io l'ho vista per Capodanno, va bene, pioveva un po', il tempo non era bellissimo, però è una di quelle città che se a voi piacciono le metropoli vi lascia senza parole, mi lascia senza parole. A me piace tanta gente, e vabbè, adesso è un periodo un po' particolare, ecco, però se vi capita, per me è un viaggio da fare, perché vi sembra davvero a mezzanotte di essere a New York in centro all'una di giorno, perché ci sono questi grattacieli con gli schermi enormi che illuminano tantissimo, c'è tanta gente, sentite tante cose. Poi mi è piaciuto moltissimo, io adoro gli Stati Uniti in generale per quanto riguarda la mentalità. Cioè c'era gente che vi fermava e vi diceva: ma che rossetto indossi? Ma che scarpe indossi? Ma anche uomini, ma così senza nessun secondo fine? C'era un ragazzo che mi aveva fermato e mi ha detto: ma tu, perché mi stavo mettendo un rossetto tipo di Maybelline, ma questo che rossetto è? Oddio, io un po' esagerato forse con il K-Brow, vabbè, e ho le sopracciglia un po' da sistemare, eccole qua. E che nello specchio sembrano belle, ma poi l'anteprima, papam, vabbè, con queste sopracciglia sembro pazza, ragazzi, sembro pazza, vabbè. E trucco finito, sarò più o meno normale, ve lo prometto. E mi ha fermato e mi ha detto: ma che rossetto stai mettendo? Lo voglio comprare per la mia ragazza perché mi piace. Cioè, hai capito quelle cose che dici: oddio, cosa vuoi? Qua invece lì è normalissimo, gente tranquilla, va al supermercato col pigiama, veramente. Quindi a me piace questo stile di vita un po' leggero. Le persone che se vedevano che tu eri un po' in difficoltà ti aiutavano sempre, insomma, mi è piaciuto molto New York. E lì vi direi, io ci abiterei. E poi un altro viaggio che abbiamo fatto è molto bello, siamo andati in Israele.
e lì sono indecisa tra Tel Aviv e Gerusalemme, ma Tel Aviv è un po' simile agli Stati Uniti, c'è molta gente che fa sport, proprio vi tira su di morale questa città, vi viene da dire adesso faccio qualcosa della mia vita, mentre Gerusalemme ovviamente è una città per l'anima, per le persone religiose, ma anche non, anche le persone non praticanti, andate lì e respirate questa atmosfera proprio di fede, di un qualcosa di più grande di cose materiali o di noi in generale, quindi sì, vi consiglio queste mete. Bene, adesso passiamo con queste sopracciglia così a fare un po' di contouring con un po' di blush. Questi sono i passaggi contouring blush e dai, mettiamo anche illuminante. Che io normalmente, no, facciamo prima contouring, dai. Che io normalmente non faccio questi passaggi qua, anche perché con la mascherina non è che si capisce benissimo, magari metto un blush velocemente, però visto che devo fare il video lo faccio e arriviamo subito. E andiamo per prima con mezzo contouring. Allora devo cercare di utilizzare questa palette, ragazzi, perché già faccio più e utilizzerò, dai, questo colore un pochino più chiaro, giusto per scolpirmi un po' il viso, darmi un po' di colore in più. La domanda arriva da Rosy, ciao tesoro, su Instagram, sempre, perché avevo lanciato, tra l'altro se non mi seguite su Instagram, qua vi lascio il riquadro, seguitemi perché ogni giorno condivido con voi qualcosa che magari su YouTube non sempre riesco a condividere perché non ho tempo a disposizione. Lei mi ha fatto, vi ho chiesto che domande avevate per me, lei mi ha fatto, quindi utilizzo questa palette con questo, mamma mia, questo pennellino è abbastanza vecchietto, Eco Tools. E mi ha chiesto qual è il prodotto nella mia skincare di cui non potrei fare a meno. Voi pensereste contorno occhi, vero? No. Per me è un, dopo varie, diciamo, sono stata influenzata da varie persone che ne sanno di skincare e adesso come adesso vi dico il detergente assolutamente, un detergente buono che non aggredisca troppo la pelle, cioè se io fossi su un'isola deserta vorrei un detergente che mi pulisse bene i pori, mi pulisse bene la pelle e basta. Dopo la pelle comunque da sola riesce a ricreare, facciamo anche faccia da Instagram, e il film idrolipidico, quindi non ha bisogno della crema, se il detergente però è gentile, è gentle, quindi pH 5.5, non troppo sgrassante, e poi dipende dall'acqua, ecco, ovviamente lì se sarà un solo prodotto utilizzo quello, lo struccante no, perché non mi truccherò, crema contorno occhio no, farò senza, diciamo mi affiderò la mia pelle per fare altro, però sì, il detergente buono. A me per esempio è piaciuto moltissimo quello di Apieu, poi metto la foto, e adesso mi sta piacendo moltissimo quello di It's Skin all'arancia, mamma mia che profumo, ragazzi, anche lì metto la foto. E passiamo all'altra domanda. L'altra domanda arriva da Rosa, sempre su Instagram, che mi chiede se sono credente. Mentre rispondo alla domanda, applico il mio amatissimo, ormai si è rotta, oddio, la confezione, amatissimo blush di Benecos, eccolo qua, il Sassy Salmon, e la richiudo in modo molto elegante con il pennellino. Questo lo adoro per il blush, ragazzi, se non ce l'avete, volete un pennello per il blush valido che non costi, diciamo, no, un patrimonio, questo qua di Real Techniques è morbidissimo, è fatto tipo a forma di petalo e mi piace molto. Adesso vi faccio vedere come lo applico perché c'è anche un trucchetto, ve lo dico, e dopo mentre applico vi parlo del fatto di essere religiosa. Il trucchetto consiste nel mettere due dita, proprio indice e dito medio, qua vicino al naso, e da qua partire, fare una specie di, cioè mettere il blush qua, poi se volete potete anche salire leggermente, ecco, però scusate, stavo guardando l'orario per non allungare troppo il video. Però sì, partite dal naso, distanziate diciamo il blush con due dita, perché così spesso mettiamo il blush in questa zona dove normalmente non abbiamo le guance. Perché cosa si dice? Fate così, mettete il blush qua, ok? Lo mettete qua, arrivate fino a questo punto, dopo abbassate le guance e vi ritrovate il blush qua. No, quello vi, diciamo, affatica, vi rattristisce anche un po' il volto perché va giù, noi dobbiamo salire, non scendere. Bene, non posso né salire né scendere come Aldo, no, vabbè. Battute mie. Allora, se sono credente,
Quindi prelevo il blush e lo applico. Come lo applico? Non lo applico in questo modo, ma picchietto. Questo pennellino è proprio perfetto per questo scopo. Lo scarico anche un po', ma non c'è bisogno, perché il blush non spolvera. Io sì, sono credente, sono ortodossa, sono un cattolico, no, sono cristiana ortodossa, ecco, non cattolica. Ci sono delle differenze, se siete curiosi, curiose delle differenze, mettetemi qua nei commenti la domanda, così la prossima volta, cioè vedete come vi illumina il viso. Se l'avessi messo qua, dopo magari in qualche video vediamo errori di make up che io ho imparato, quando sorrido, ok, è così. Cioè non c'è il blush in questa zona, non lo voglio, anche perché rosso vicino agli occhi, insomma, è tutto insieme. E sono credente, quindi cristiana, ortodossa, mi viene da dire cattolica, vabbè. Non rispetto, cioè ho vissuto in Russia fino a 16 anni, quindi le tradizioni russe sono in me, le ho rispettate, sono andata in chiesa, vi dico, in Italia ho un po' smesso, dovrei andare in chiesa un po' più spesso, sono comunque credente, assolutamente, e sono tradizioni diverse, poi sono solo battezzata, da noi non c'è né cresima né comunione, e credo molto, ecco, questa è una mia forse particolarità, a parte credere per religione appunto in Dio, in Gesù, rispetto le feste cattoliche, anche perché Natale, da noi Natale è il 7 gennaio, per i cattolici appunto qua in Italia è il 25 dicembre, festeggio il 25 dicembre, cioè per me la religione è una cosa spirituale, non una cosa attaccata alle date, attaccata insomma alle nostre cose burocratiche, quindi quello, ripeto, il 25 perché tutti lo festeggiano così, io, importante che ci credo, io credo. Secondo il mio onestissimo parere, e ultimamente vi dico, ho anche questo pensiero che non fa parte della religione cristiana, né ortodossa né cattolica, della reincarnazione. Non lo so, mi incuriosisce come fenomeno con gli anni, ma credo noi tutti, ecco, sto diventando sempre un pochino più spirituale, credo in diverse cose, spesso piuttosto che quando si pregano, pregare Dio magari prego a modo mio, ecco, con i miei defunti, le persone della mia famiglia, che considero un po' i miei angeli custodi, ecco, questa è un po' la particolarità, senza che io vi dica sono credente sì o no, però praticante poco, vorrei, più che dovrei perché nessuno deve niente, e essere un pochino di più, ecco. Bene, passiamo all'altro passaggio, vedete che comunque il viso già si sta un po' risvegliando, io direi di passare agli occhi, passare agli occhi e fare un'altra domanda un pochettino più lunga. Allora, questa è una domanda più una proposta di Vane, sempre su Instagram. Intanto preparo una proposta un po' veloce, quindi durante questa proposta preparo l'occhio, metto il mio preferitissimo primer di MAC, Prep and Prime, per gli occhi, e questo ombrettino di Catrice, ragazzi, 090 Bring Me Frosted Cake, che ormai ha i suoi anni, ma io lo adoro per fare da base agli altri ombretti, ecco, e utilizzo, dai, di solito lo faccio col dito, visto che ho i pennelli, utilizzo questo pennello qua per ricreare la base. Vani cosa mi dice? Mi ha detto facciamo un po' una pausa dalla skincare, allora prelevo un pochettino di base sul ditino, ok, è caduta, sul dito, più o meno così, ok, la distribuisco, la scaldo questa base tra le dita e la applico sull'occhio, e mi dice, facciamo una pausa dalla skincare, parliamo della cellulite. Ragazzi, non parlo della cellulite, ma perché non ho le conoscenze adatte, cioè, lo so perché viene, lo so quale potrebbe essere la causa della mia cellulite, io non ho ancora capito se ho la cellulite o la ritenzione idrica, quindi prelevo, stavo già prelevando col dito, no, prelevo con il pennellino, questo ombrettino che tra l'altro, cioè, sto proprio utilizzando fino all'osso, quindi non ve ne parlo, vi posso parlare della body positivity perché mi sono accettata, ecco, non ho mai avuto le cosce perfette senza cellulite, vi dico la verità. Smettendo la pillola, perché la pillola mi faceva venire una cellulite terribile, ho un po' migliorato la situazione, però ragazzi, cioè,
toglierla del tutto è un po' difficile, è veramente difficile, bisogna veramente mangiare bene, non fare lo stile di vita sedentario. Io facendo l'impiegata sto seduta 8 ore al giorno, anche di più, perché comunque vado in mensa a mangiare anche lì sto seduta, e 9 ore a guidare seduta, e quindi non so cosa dirvi, posso provarci a parlarvene, fatemi sapere se vi interessa l'argomento, vi posso dire quali prodotti posso utilizzare, come mi trovo con alcuni prodotti, però la soluzione non ce l'ho, anche perché io geneticamente sono predisposta ad avere la cellulite. Niente, ho creato la base. Ok ragazzi, ora passiamo agli occhi, rispondendo ad un'altra domanda un pochino più lunga. Non faccio niente di che sugli occhi, utilizzo tutti gli ombretti di Denona. Adesso vediamo un po' cosa utilizzare. Mi piace moltissimo, tante beauty blogger dicono che è scomodo poi dire alle persone vabbè, scusate questa voce, però è così, cioè per me è comodissimo, non capisco perché è scomodo, quale ombretto sta usando, center eyelid, outer eyelid, inner corner. Ascoltate, mentre uso l'ombretto vi metterò qua la fotina al massimo, ecco, ve lo indicherò in qualche modo, vi faccio la foto, però per me sapere che questo ombretto può essere messo, che ne so, nell'angolo interno per sfumare è comodissimo, per un cliente, per una persona normale che si trucca tutti i giorni la mattina è anche comodo, cioè magari sei un po' rimbambito, cioè, questo è perfetto, questo metodo. Quindi io dico, faccio una sfumatura leggera con cosa parto? Ma dai, con Transition, uso Transition Crease, questi due, Transition e Crease. Poi per la palpebra centrale utilizziamo, ma mi andava di utilizzare questo, anche se è per l'angolo interno, però mi piace anche sulla palpebra mobile. Poi per l'angolo interno, per dare proprio una sferzata di colore, utilizzo lui. Oppure utilizzo direttamente il mio illuminante. Ma sì, perché ho l'illuminante Mary Lumizer ed è molto bello sull'angolo interno, eccolo qua, vedete? Utilizzo lui per l'angolo interno. E poi volevo utilizzare, soprattutto l'ho già fatto una volta, mi è piaciuto moltissimo, per fare una specie di eyeliner sfumato, questo lash line, infatti si chiama proprio in questo modo, questo ombrettino qua che deve essere applicato a modi eyeliner. A me eyeliner sfumato, un po' fumé, mi piace moltissimo. Qual è la domanda un po' lunga? La domanda è, quindi parto sfumando, io di solito sfumo prima e poi metto l'ombretto nella palpebra, sulla palpebra mobile, sulla palpebra centrale, poi risfumo. Utilizzerò che pennellini utilizzerò? Questo qua di MAC, il 217, lo adoro. Ho fatto il video sui pennelli, vero? Ve lo linko qua se non l'aveste visto. Per mettere un po' a posto l'eyeliner utilizzo questo pennellino da eyeliner di Catrice, questo di H&M per fare la riga di eyeliner sfumato, questi due pennellini che ho comprato al Cosmo Prof, questo per la diciamo per la rima interna, ecco, eccomi, la rima interna, e questo per l'angolo interno, che bellissimo questo pennellino, guardate, proprio bello. Bene, così non mi interrompo, questa domanda mentre mi trucco con la Denona mi arriva dalla mia amica Karen, ciao tesoro, e mi chiede le differenze principali, qua devo avvicinare lo specchio ragazzi perché sennò, ok, le differenze principali tra la Russia e l'Italia. Tra l'altro vedete come si sfuma bene questa palette, mamma mia ragazzi, adesso mi avvicino, qua c'è già la sfumatura, infatti si vede, sembra proprio naturale, no? Mi piace tantissimo. Ci sono talmente tante differenze, ragazzi, se volete vi faccio il video, assolutamente, perdonatemi che guardo lo specchio, però potrei mettere anche lo specchio qua, però non lo so se è comodo per voi, io lo lascerei qua, così insomma come se fossimo tra amiche e mi sto truccando, ogni tanto guardo appunto, guardo voi. Vi potrei fare il video proprio per le differenze tra la Russia e l'Italia, ce ne sono talmente tante. Vi ho accennato la domanda, con la domanda precedente, che la maggior parte di noi è ortodossa, quindi cristiana ortodossa e non cattolica, quindi Natale 7 gennaio anziché 25 dicembre. Poi abbiamo anche Pasqua, che a volte corrisponde, altre volte non corrisponde, quindi questo diciamo per iniziare la nostra sfumabilità con lo stesso pennello. Ecco cosa uso, questo è un trucchetto per scaricare i pennelli, sapete la Vet forse, mette queste spugnettine per rimuovere la crema epilatoria, sono comodissime, questa parte qua guardate è comodissima, adesso è sporca, perdonatemi, per scaricare i pennelli.
se utilizzate gli stessi pennelli. Ecco, lo scarico, si intrappola l'ombretto qua dentro e poi potete utilizzarlo per un altro colore. Infatti utilizzo Crease per come colore principale da piega, infatti non mi sposto troppo fuori ma rimango abbastanza vicino all'osso, no? Sopra l'occhio. E niente, quindi questa è la differenza, diciamo, religiosa. Abbiamo solo il battesimo e non cresima e comunione. E, qua l'ho prelevato un po' troppo, però vedete, nonostante io l'abbia prelevato e non sto scaricando il pennello, perché io la mattina, ragazzi, non è che scarico il pennello, vi dico, scarico il prodotto, e comunque la sfumatura è molto molto graduale, cioè non c'è la macchia. Mi piacciono tanto questi ombretti qua. Poi un'altra differenza molto curiosa, questa è che, vi dico, a me l'ho apprezzata sia da adolescente che da bambina, da ragazzina, e il fatto che le scuole, intanto sabato non si va a scuola, questo è stato un po' un trauma per me quando sono arrivata qua e mia mamma mi fa: ah, ma sabato devi andare a scuola. Ok, e poi la scuola, elementari, medie e superiori sono nello stesso edificio. Abbiamo tipo un edificio di 3 piani, al primo piano ci sono i bimbi piccoli. Adesso prendo un pennello un pochino più ampio, dai, prendiamo questo qua di Jessup, sì, di Jessup, un pochino più ampio per fare la sfumatura un po' più ampia. E, al primo piano ci sono le elementari, al secondo piano ci sono le medie, al terzo piano ci sono le superiori. E quindi conosci il preside, gli insegnanti per tanto tanto tempo. È bellissima questa cosa qua, secondo me. Qua in Italia sì, cambi sempre scuola, però non so, cioè quando passi in un luogo 10 anni, cioè te lo fai anche un po' tuo. Secondo me è bello, non so, questa è una cosa così particolare nostra. E, qua io ho sempre problemi con questa mia palpebra. Questa è bellissima, questa è un po'... ma va bene, dai, più o meno. Adesso non, ripeto, non sono una makeup artist. Poi vi dicevo, per la palpebra centrale vorrei utilizzare un colore un po' più sbam. Prendiamo questo inner corner con il dito medio, eccolo qua, cioè guardate il rilascio, mamma mia che bello. Non vado troppo perché comunque nell'angolo interno vado poi a mettere un altro ombrettino, cioè guardate. Adesso mi vorrei avvicinare, quanto è brillante ma senza risultare troppo. Ecco, infatti questa palette, dopo magari un'altra volta con le altre domande, ci trucchiamo con la Saltri. Ecco, io vado col dito, ragazzi, più facile, rilascia sicuramente più prodotto rispetto al pennello, almeno. La Saltri fa così, questa non ho mai provato il pennello, mi trovo bene col dito e va bene così. E mi pulisco con la salviettina. Di solito lavo le mani, ma qua vado di salviettina, visto che stiamo parlando. Altre differenze tra la Russia e l'Italia? Oddio, ma veramente ce ne sono tanti. Ce ne sono talmente tante differenze, ovviamente le differenze culturali. Quando si dice... intanto dai, facciamo questa linea di eyeliner di cui vi parlavo prima. No, prima lavoro la parte bassa, diciamo, dell'occhio con lo stesso ombrettino Crease che ho usato per la palpebra. Ok, in questo modo, questo pennellino è molto comodo per questo scopo. Fa un po' di fallout questo ombrettino, guardate, vedete, e dopo lo tolgo. E le differenze, cioè quando si dice che i russi sono... Oddio, qua mi risulta un po' difficile, devo usare la palette, ecco, sì, forse è meglio, perché dovrei guardare un pochino più su, ok, sennò mi lacrima troppo l'occhio. E, quando si dice che i russi sono tutti cattivi, che sono antipatici, non è vero, siamo simpaticissimi, ragazzi, siamo simpaticissimi, però non diamo confidenza subito. Questo un po' mi è rimasto, io diciamo che sono cresciuta un po', ecco, con questo pennellino, vedete, vado a fare la linea di eyeliner, che ovviamente se la faccio... Non ci parliamo più, ragazzi, mi sa che è meglio se la faccio, ok, e dopo ritorno da voi. Ok, forse ce l'ho fatta. Non è facile, ragazzi, parlare, insomma, mettersi più o meno bene. Allora, vi dicevo, noi sembriamo antipatici, magari a volte, ok, vi sposto lo specchio perché sennò specchia poi tutto,
Ma non lo siamo, diamo confidenza rispetto tipo agli americani, siamo proprio come nei film, no? Due mondi diversi, diamo meno confidenza all'inizio, ma dopo siamo più amici. Un americano, per dirvi, comunque nel mondo occidentale si tende molto a come va, come stai, rispondi bene e boh. Russo magari non ti chiede neanche come va, però se ti conosce ti dà l'anima, ve lo assicuro. Non so se conoscete tante persone russe, ma conoscetele meglio. Quando le conoscete meglio capirete, o comunque dell'est, persone dell'est, anche perché io ho anche le origini ucraine, e scoprirete che abbiamo tanto da dare. Allora, adesso passiamo al correttore. Dai, correttore che applico con le dita, cioè vi dico proprio così. Ah no, 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 ho dimenticato l'ombrettino. L'ombrettino che doveva essere l'eyeliner nell'angolo interno, ecco. E dai, così vi do qualche chicca, qualche altra chicca per la Russia. La differenza, questo forse un po' non mi manca, è della Russia, cioè comunque del mondo, l'ex Unione Sovietica, ecco, i paesi dell'est, guardate come illumina. Vabbè, qua poi andiamo ad applicare anche un pochettino di cipria successivamente, che non mi manca e che ci vestiamo molto. Diciamo che a scuola non mi potevo permettere, io ero alle medie, di andare tutta con la tuta, messa un po' così, bisognava truccarsi, mettersi bene, mettersi i tacchi. Per questo quando vedete le donne dell'est, anche qua in Italia, tutte vestite, con i capelli perfetti, perché sono abituate, anch'io ero abituata, di vestirsi bene, di curarsi molto anche per andare a comprare un pezzo di pane, ecco. Questo non mi manca, mi piace una via di mezzo, quando bisogna essere un pochettino più tirate, mi piace anche tirare un po'. Quando invece c'è, riguarda soprattutto il mondo femminile, quando invece andiamo a scuola, c'è un'altra tipologia di impegno, non quello estetico, ma quello intellettuale, in questo caso della scuola, anche meno, ecco. E questo io diciamo ho preso un po' di culture di là e di qua, perché poi sono cresciuta, la metà della mia vita l'ho passata qua in Italia, ecco. Quindi questa, diciamo, la particolarità, però quella che vi volevo raccontare di più è quella della scuola. Niente, quindi fatemi sapere giù nei commenti cosa vi interessa di più, magari la cucina russa, la religione, non vedo l'ora di ricevere le vostre domande, così quando mi preparo la prossima volta ne parleremo meglio. Qua arriva un'altra domanda, mentre ci mettiamo il correttore. Che correttore posso mettere secondo voi? Sotto, cioè nell'area contorno occhi, lo Stay Naked. Tra l'altro ho fatto un po' di fallout con l'ombrettino lì di Natasha Denona, forse non l'ho applicato bene neanch'io. Scarico il pennello da terra e mi tolgo i pezzettini, diciamo che non passo con lo struccante per non sensibilizzare la zona, ma sono piccolini i pezzettini, anche perché dobbiamo stare a casa, ragazzi. E applico il correttore Stay Naked, che ultimamente sto adorando. Io vi ho parlato di questo correttore quando vi ho fatto il video sul contorno occhi, ve lo lascio qua, il video sui correttori, anzi ve lo lascio, non il video di contorno occhi, ma in generale dopo questo video, se vi va di vedere anche gli altri, andateli a vedere. E Stay Naked di Urban Decay mi è piaciuto tantissimo nella colorazione 3CP Catania Palermo e lo applichiamo. L'applicatore è molto molto comodo, vedete, e lo applico sulla mano di solito e poi eccolo qua, tipo questa quantità, sì, più o meno, ma anche meno. Adesso magari lo utilizzeremo anche per altro. Di solito lavo la mano ovviamente prima di applicarlo, adesso non l'ho sporcata. Sì, qualche batterio c'è che può entrare nel correttore, però insomma ragazzi, siamo tutti casalinghi, lo facciamo tutti, ecco. Quindi siamo tra di noi. E rispondo alla domanda curiosa sempre di Giorgio, che è amoroso, si vede che voleva deliziarvi con delle domande un po' particolari, e mi chiede il mio gusto di gelato e il gusto di gelato preferito. E ragazzi, qua vi dico che lo applico, diciamo faccio due strati, il primo così tutto sfumato, faccio una specie di triangolino senza disegnare niente, ok, e soprattutto mi concentro in questa zona dove mi si vedono di più le occhiaie, e poi lo lascio un po' asciugare e faccio il secondo strato. Io sarò per il paese che, come Italia, dove il gelato è il più buono al mondo secondo me, è un po' come dire non mi piace la pizza, non mi piace tantissimo il gelato. Lo mangio, ma forse in estate ogni tanto, proprio se mi piace, in compagnia da sola, no.
E non è il mio dolce preferito. Comunque non ami i dolci, li amo fin troppo. Però il gelato anche no. I gusti preferiti, amo il pistacchio in generale, poi mi piacciono tantissimo i dolci siciliani, ragazzi. Chi è siciliano? Oh, vede la fortuna di avere questi dolci. Io adoro il cannolo, il mio dolce preferito. Vabbè, ho anticipato un'altra domanda. E quindi il pistacchio mi piace moltissimo come gusto di gelato. Ma così sembra proprio bianco questo correttore. Vi assicuro che si ossida anche lui. Comunque diventa del colore della vostra pelle. Ok, neanche male, dai. Sto guardando l'anteprima, sto cercando di fare la professionale. E poi mi piace un altro gusto, questo un pochino più goloso così, è Giovanna. Chi lo conosce? Cioè, è panna con dei pezzettini di waffle, cosa c'è lì dentro e non so più, però mi piace moltissimo, è un po' stomachevole, però se non l'avete mai provato. E poi c'è un altro gusto di gelato che lo fa la gelateria, almeno qua a Reggio c'è questa catena, si chiama Emilia ed è il fico caramellato. Com'era? Aspettate, il fico e ricotta, fico caramellato e ricotta, lo fanno solo in inverno, ragazzi, è buonissimo. Cioè, quando potrò tornare in centro a Reggio lo voglio prendere, perché quello non è gelato, cioè quello è un dolce. Vedete, vi ho detto tutti i gusti belli ciunti. Però sì, magari ogni tanto metto il cocco, i gusti di gelato da frutta proprio no, non mi prendo la frutta, se no, cioè, gelato deve essere ciunto. Ma perché appunto non mi piace il gelato in sé, mi piacciono più i dolci, quindi ricerco questi gusti anche nel gelato. Bene, ci sono rimaste due domande, io direi di farle mentre mi metto il mascara una. E poi metto anche l'illuminante al volo, magari dopo il rossettino. Rossettino, ragazzi, non è che lo metto tutti i giorni a casa, eh. Lo metto solo per voi così al volo. Dai, facciamo con l'illuminante, intanto mettiamo il mascara. La domanda che arriva da Francesca Scarlett81, una ragazza che ho conosciuto qua su YouTube, me l'ha fatto su YouTube. È molto carina come domanda, lei veramente sa tantissime cose e chiede delle domande anche molto molto particolari. Cosa metto come mascara? Allora, sto provando questo mascara Golden Eva di Rouge, che mi è stato omaggiato proprio dall'azienda. Mi piace moltissimo l'effetto. Ovviamente prima passo, ovviamente lo faccio per il video, non lo faccio sempre. Anzi, cioè la mattina proprio no, il piegaciglia di Mulak, non mi dispiace, è carino, un piegaciglia normalissimo, non mi fa male alle ciglia, va bene. Questo mascara qua, qualche riserva, ne parleremo meglio perché non è per niente waterproof, si strucca bene con l'acqua, ma durante la giornata vi cade, vi cola. Per dare un po', da molta lunghezza in curvatura, il volume, sempre per il video, lo vorrei aggiungere con il mio preferitissimo, cioè questo proprio è stato un amore del 2020, sempre di Rouge, sempre omaggiato, mascara incurvante long lasting in questa confezione nera opaca. E non ho nessuna particolare tecnica con il trucco delle ciglia, l'unica cosa, applico prima il mascara per le ciglia inferiori e poi quelle superiori, così non mi si macchia la palpebra. Questo è un trucchetto. Allora, Scarlett cosa mi chiede? Mi chiede quali sono i miei cantanti e o, vabbè, io rispondo tutti e due, e canzoni preferite italiane. Allora, dovete sapere che è la prima cantante che ho conosciuto italiana, vicino un po' per il mascara, insomma, è d'obbligo. E la prima cantante che ho conosciuto, scarico sempre il mascara perché sennò mi mette veramente troppo troppo mascara. No, anzi, non utilizzo lui perché questo mi cola sulle ciglia inferiori, metto lui direttamente sulle ciglia inferiori. Che ho conosciuto è stata Laura Pausini, perché mio patrigno adora Laura Pausini e mi ricordo, insomma, quando ho conosciuto mia madre, quando dovevo venire qua in Italia, mi ha mandato questo solita faccia da mascara. Ditemi voi se anche voi fate la faccia da mascara, io la faccio. E ok, abbassiamo magari lo specchietto, Marina, così è anche più facile, infatti. E mi ha regalato il CD di Laura Pausini. E diciamo che adesso non l'ascolto più, però mi ha aiutato tantissimo con la pronuncia. Sono stata già inquadrata la pronuncia romagnola dell'Emilia Romagna, ecco. Infatti mi piace moltissimo, adoro anche Giacobazzi. Ah, ecco, la differenza tra la Russia e l'Ucraina, un'altra, è l'umor. Noi abbiamo l'umor molto più parlato che fisico. Qua in Italia vedo che va un po' a metà.
tra il parlato e il fisico, cioè la persona che cade ha che ridere, cioè noi non abbiamo i film come Fantozzi, Mr. Bean, no, noi è tutto parlato, ecco, quindi apprezzo anche i comici come Giacobazzi un po' più sul parlato, ecco, e niente, mi sono dilungata anche su questo. E quindi Laura Pausini, sì, è stato proprio la prima cantante che ho ascoltato, però le sue canzoni adesso non le ascolto molto perché sono molto tristi, mi mettono sempre di, non lo so, malinconia, non lo so, non mi mettono di buon umore. A me piace la musica che mi metta di buon umore. Chi mi piace? Mi è sempre piaciuto molto Neck, ha questo tono di voce molto molto piacevole. Poi di cantanti italiani, altro Ligabue, nonostante io sia della zona, non amo. Vasco Rossi mi piace. Ligabue, amo le canzoni, ma non mi piace il suo tipo di voce. Non lo so, non riesco a farmelo piacere. Adoro Tiziano Ferro. Non so, proprio un amore infinito per Tiziano Ferro. Eros Ramazzotti, anche lui, mi piace molto. Elisa, ha delle doti... vocali che, mamma mia, una roba. Poi se volete sapere anche cantanti di altri paesi, gruppi di altri paesi, fatemelo sapere. Però sì, più o meno questi. Come canzoni italiane, Vivo per lei, l'adoro. Poi ovviamente da noi in Russia ci sono, beh, già ha fatto un bel effetto, vediamo, mi ha un po', come si dice, attaccato le ciglia qua, ma perché non l'ho lavorato bene. Prendiamo un altro specchietto, facciamo il secondo strato. Dai, non uso lui, uso proprio questo perché vedo che si è solidificato col tempo. E, ovviamente in Russia le canzoni conosciute italiane sono Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Ecco, e io tra l'altro canto, mi piace cantare, vabbè adesso l'ho cantata un po' così, però mi piace cantare. Poi Gelato al cioccolato, da noi si conosce, ecco. Però sì, Albano. Albano è Toto Cutugno. Toto Cutugno è proprio... Mia madre è andata al concerto di Toto Cutugno a San Pietroburgo, se non mi sbaglio. Non mi ricordo più dove. Però sì, cioè, lo adoriamo. Vedete che bel effetto che mi fa alle ciglia. Cioè, sveglia subito lo sguardo. Vabbè, canzoni italiane attualmente cosa mi piace? Mi piacciono molto anche le canzoni pop, ballabili, no? Molto, molto easy, mi piacciono moltissimo. Sto pensando Tiziano Ferro, Ti scatterò una foto, è una bellissima canzone. Vi dico, sì, Elisa mi piace molto anche come cantante. Mi piacciono le voci femminili, da noi si dice prima, seconda voce, qua forse baritono, insomma, è divisa in un altro modo, in Russia c'è prima, seconda voce, seconda quella un pochino più profonda, terza è proprio profondissima, prima voce è quella voce bianca, non molto molto sottile, a me nelle donne piace questa voce qua, e negli uomini mi piace tipo la voce di Neck, la voce di Neck la ascolterei sempre, poi le canzoni sono molto non ballabili, orecchiabili, non so, Neck ha un posto particolare nel mio cuore, mi piace davvero tantissimo, e Tiziano Ferro, ecco sì. Un'altra canzone che vi posso canticchiare al karaoke, le canzoni che canto sempre sono quelle di Paola e Chiara, sono molto facili. Festival, quelle là, tantissime. Forse ascolto un po' di più la musica estera, ascolto anche qualche canzone russa, ecco, se volete magari nel prossimo video fatemelo sapere, vi metto qualche link a qualche video dove ci sono le canzoni russe, così ve le faccio un po' conoscere perché secondo me sono molto molto carine. Bene, finiamo il tutto con l'ultima domanda e con l'illuminante. Oh, mi libero da questa fascia perché è comoda, però stringe troppo, ragazzi. Mi metto l'illuminante nei punti giusto così strategici e il rossettino che è il My Lips But Better di Clio, il mio primo rossettino di Clio che mi è stato regalato dalla mia amica Franci, mi piace tantissimo, senza troppo preparare le labbra, me lo metto così e rispondo alle domande. Ok, eccomi qua senza fascia, infatti sembro una persona normale adesso. Tra l'altro stretto le orecchie tantissimo. Allora, rispondo alla domanda molto carina che è su questa, potrei stare delle ore, di Carolina. Ciao tesoro, anche lei ha un canale YouTube che io adoro, me l'ha fatto su Instagram però la domanda. Intanto applico appunto l'illuminante Mary Luminizer che io adoro personalmente, a me piace tantissimo, chissà quando finirà, quindi lo devo adorare, con questo pennellino, un altro pennellino insieme a lui, di Real Techniques, che secondo me hanno anche lo stesso colore,
è bellissimo per applicare l'illuminante, è il migliore, migliore, così a goccia, piccolino, e applico proprio illuminante poggiando il pennellino nei punti strategici, quindi mi piace tantissimo, cioè fa benissimo il suo lavoro, non spolvera, non si apre, ottimo. E mi chiede Carolina cosa direi a me stessa adesso, a me stessa da adolescente, cioè quali consigli mi darei? Ragazzi, sapete, tantissimi, tantissimi, però se non avessi fatto alcuni sbagli nella mia vita non sarei qua, ecco, anche dal punto di vista di adolescente. Sicuramente un consiglio, a parte tutti i vari consigli, non fregati dei pensieri degli altri, del giudizio degli altri che si possono dare, un altro consiglio che mi darei sicuramente è che io da adolescente ho sempre la mia tendenza, ma dai, mettiamolo anche sul naso, si metteva sul naso, no, l'illuminante, boh, vabbè, non è che me lo fa ancora più grosso, su qua, sull'arco di Cupido, sì, mi fa un po' il labrone, labrone, vabbè. Vi dicevo che tendevo da adolescente ad avere solo un'amica migliore, proprio era nel mio DNA, avevo un'amica e basta, non cercavo altre amicizie. Ecco, mi darei il consiglio di essere un pochettino più aperta anche dalle altre persone, cioè avere l'amica, la mia migliore amica o un miglior amico, insomma, dipende, e non avrebbe dovuto chiudermi per gli altri contatti, perché magari mi dedicavo solo a lei e perdevo altre amicizie altrettanto interessanti, altrettanto belle. Cioè non vuol dire non avete delle non devi avere delle migliori amiche, amici, devi essere amica con tutti. No, sono molto selettiva nelle amicizie, però anche dare la possibilità alle altre persone di farsi conoscere, non essere chiusa, diciamo, solo in un'unica amicizia, se mi sono spiegata. Non so se anche a voi è mai capitato, perché ho visto che negli anni ho conosciuto delle persone un po' meglio che potevo conoscere ai tempi di scuola, di università, ma ero troppo occupata ed ero concentrata solo su un'unica conoscenza. Metto il rossetto e arrivo. Eccoci qua, con il rossetto messo. È bellissimo questo rossetto, sia dal punto di vista del colore, cioè secondo me mi sta bene, sia dal punto di vista di tenuta, non secca le labbra, mi piace tantissimo. My lips but better, sì. My lips but darker, più che better, anche better, sì, perché no? Mi piace molto. Bene ragazzi, questo è il look completo con tutto quello che vi ho fatto vedere. Se vi può piacere un altro Get Ready With Me con delle domande, spero che io non vi abbia annoiati troppo. Ovviamente il video è un pochettino più lungo rispetto agli altri, però ho preferito, insomma, farlo per rispondervi anche le domande facendo anche qualcos'altro. Spero che il trucco vi piaccia, non posso insegnare niente a nessuno, però insomma spero di essere stata abbastanza brava. Chi è più esperto di me me lo faccia sapere, mi raccomando, giù nei commenti lasciatemi delle domande, io me le segno tutte per la prossima volta e ditemi con quale palette volete che facciamo il prossimo incontro. Quindi questa volta la Denona, io pensavo alla Saltri, look un pochettino più da sera, magari con un eyeliner un po' più importante, un rossetto rosso, visto che andiamo verso Natale. Fatemelo sapere, vi mando un grosso bacio e alla prossima. E poi, se avete ovviamente tempo, come vi dico sempre, qua vi lascio le playlist o i video che potrebbero interessarvi, potrebbero tenervi compagnia, anche quelli più vecchi, così vedrete come stavo con i capelli lunghi. Intanto mi mancano i miei capelli lunghi, adesso li sto facendo un po' crescere, anche perché non voglio andare ancora dal parrucchiere e non so, mi mancano, anche se con i capelli corti è molto molto più facile. Vi mando ancora un grosso bacio e alla prossima. Ciao!